Bene, buon pomeriggio, ben ritrovati negli studi di Sei in Abruzzo, ai nostri telespettatori che ci seguono non soltanto su TV6, Sei News, ma anche su TVQ e anche su tutte le piattaforme, comprese quella satellitare su cui va in onda la nostra trasmissione, che è un po' questa settimana un'appendice alla trasmissione della settimana scorsa, nella quale è stato ospite il presidente della regione Ottaviano Del Turco. Il presidente, io pensavo Ottaviano Del Turco perché ne parlavamo prima a microfoni spenti con gli ospiti, per una ragione che poi sarà evocata nel corso di questa trasmissione. Il presidente della regione Gianni Chiodi, con il quale appunto, a proposito anche di quello che accadeva ai tempi di Ottaviano Del Turco, abbiamo conversato in maniera piuttosto libera su quelli che sono i poteri forti in questa regione, su quelli che sono state anche le sue denunce alla Commissione sui temi che hanno portato al disavanzo della sanità e anche alla realizzazione di un clima in cui è mancata la legalità nella gestione della sanità e anche di altre partite importanti, anche altri asset importanti in questa regione. La denuncia di Chiodi è stata forte, la denuncia di Chiodi ha posto questo tema al centro del dibattito tra gli addetti ai lavori della politica, ma anche dei cittadini che vogliono saperne di più appunto su che cosa sono i poteri forti. E noi approfondiremo questo tema con tre ospiti nei nostri studi, tre ospiti scelti non a caso perché insomma sono persone che ora sono libere da rapporti diretti con la politica, ma sono persone che hanno vissuto in via personale appunto un'esperienza di prima linea nella gestione della cosa pubblica, in particolare nel mondo della sanità, ma non soltanto. E a proposito appunto di Del Turco, ex presidente della regione, saluto e ringrazio il primo ospite che ha accettato il nostro invito, che è stato appunto manager sanitario nominato dal presidente Del Turco, vale a dire Roberto Marzetti. Buon pomeriggio, benvenuto nei nostri studi. Roberto Marzetti, che però diciamo è stato anche direttore regionale dell'INPS in questa regione, quindi una figura che ha seguito, insomma, conosce molte retroscena delle questioni della politica e della pubblica amministrazione in questa regione, però appunto ha vissuto anche questa esperienza nel campo sanitario. E a proposito di sanità, ringrazio anche lui per aver accolto il nostro invito, il professor Erminio D'Annunzio. Buon pomeriggio, D'Annunzio, che è stato assessore regionale alla sanità, autore anche di un saggio sui temi della sanità, anche di pensieri in libertà, in grande libertà, espressi anche prima, dopo e a prescindere da quello che ha detto Chiodi su come funzionano certe cose nella nostra regione. Allarmi su cui in tempi non sospetti è stato particolarmente vigile e attento anche il terzo ospite che è presente nei nostri studi, ex vice sindaco di Pescara, Pietro Di Bartolomeo. Buonasera. Buon pomeriggio, esponente diciamo storico, non per questo storico, diciamo attempato, ma storico diciamo del mondo socialista in questa regione, del mondo cooperativo, insomma anche lui un ampia esperienza amministrativa, insomma conosce anche lui molto molto bene le cose e il retroscena della politica in questa regione. Abbiamo scelto persone appunto che non hanno un presente politico, non credo che abbiano anche ambizioni di un futuro in questo modo di vivere la politica in questa regione, in questa fase, però persone che appunto proprio per il loro disincanto rispetto a quello che leggono, a quello che vedono, ci aiutano a capire. Allora, anche questa mattina il centro che sta ricostruendo giorno per giorno le dichiarazioni di Chiodi davanti alla Commissione Marino ci ha proposto un'altra puntata del dossier sull'audizione in Senato, il titolo è Chiodi nella sanità, le leggi della casta, perché Chiodi ha lanciato un allarme molto, molto forte rispetto all'esistenza di poteri forti, e questo è il titolo della nostra trasmissione nella nostra regione. Ha parlato di casta in relazione proprio nello specifico dell'audizione che oggi è stata pubblicata dal centro per quel che riguarda il management di questa regione, per quel che riguarda in particolare i funzionari di questa regione che sono sostanzialmente inamovibili. Ha parlato di casta in relazione ai poteri
poteri del mondo dei medici, del mondo dei sindacati nella sanità, delle cliniche private, delle loro propaggini più o meno editoriali. Ecco, ma la prima riflessione che vorrei fare con Pietro Di Bartolomeo è di questo tipo: si parla di poteri forti, lo fa peraltro in questa fase specifica della vita di questa regione un uomo che dal punto di vista dei poteri istituzionali, quelli elettivi e anche quelli commissariali, insomma, non ha avuto mai, credo, un così alto insieme, un così alto concentrato di responsabilità e di potere, quasi un cortocircuito paradossale di Bartolomeo. Sì, apparentemente paradossale. Chiodi sta toccando con mano la diversità fra potere formale e potere reale, potere rappresentativo e potere, diciamo così, economico, finanziario, industriale. Tutto quel che pensava probabilmente rispetto alle capacità di cambiamento stanno venendo meno. Per poter affrontare il cambiamento è necessario analizzare la situazione e individuare quali sono le forze che comandano in un territorio. E sono quelle appunto che ha individuato? Sono quelle, basta vedere il bilancio regionale all'80%, sono sicuramente quelle che hanno una capacità di pressione sul pubblico maggiore rispetto a tutti gli altri. Io una domanda la farei al Presidente. Quando denuncia la casta, denuncia i rapporti fra la casta e il mondo economico al di fuori del controllo politico? Perché questa è la prima domanda che bisogna fare, che lui deve porsi, deve porselo all'interno del proprio schieramento e un rapporto chiaro e trasparente con le opposizioni e con i cittadini. È l'unica strada per poter cercare di cambiare le cose come stanno. Perché lei ha individuato la filiera della sanità, ne mancano alcuni, come le case farmaceutiche, i prodotti per ospedali, che è una filiera abbastanza coesa che si è consolidata nell'arco di 20-30 anni. Tanto è vero che come strumento per poter far valere i propri interessi utilizzano tutto: il mondo dell'editoria, il mondo della stampa, il mondo della comunicazione. Ecco, però mi consenta, è stata parte di quello che lei auspicava, è già avvenuto, perché appare che gli atti della Commissione Marino di questa audizione siano stati trasmessi alle sedi competenti della magistratura, perché per esempio c'è stata la dottoressa Baraldi che ha lamentato un clima di intimidazione nei suoi confronti quando doveva prendere delle scelte importanti. Sì. da parte appunto del mondo della sanità privata. Chiodi ha detto: io ho detto queste cose, se queste cose finiscono davanti a un magistrato, proprio perché può darsi che abbiano rilevanza penale, ha detto, però io non lo so da Presidente della Regione. E questo riguarda la patologia. Il cambiamento riguarda la fisiologia, le idee che Chiodi deve esprimere per cambiare l'esistente. Perché non è possibile che attacchiamo la magistratura quotidianamente e poi di fronte alle difficoltà e quindi alla irresponsabilità si dà mandato alla magistratura di cambiare le cose. Non lo farà mai la magistratura, c'è un ruolo completamente diverso. Prendiamo la filiera, ma saranno loro molto più efficaci di me. Andiamo a vedere qual è il ruolo che hanno avuto le cliniche private, il ruolo che hanno avuto i sindacati, il ruolo che hanno avuto i partiti, il ruolo che hanno avuto tutti, e individueremo delle responsabilità di un mondo vecchio. Chi vuole il mondo nuovo deve cancellare il mondo vecchio. Non può prenderlo pezzetto per pezzetto, i controllori che non controllano, i medici che non pagano le tasse, le cliniche private che raddoppiano. No, quello è un mondo coeso che si era stratificato. Cambiare questo significa affrontare la problematica in termini completi. Penso che il dottor D'Annunzio su questo sì, è sì. stato, nella sua libro denuncia, è stato abbastanza approfondito ed efficace, e a mio avviso porsi questo problema per un politico dovrebbe essere un esaltante a raggiungere questi obiettivi. Vedere se c'è volontà, che è tutt'altra cosa. Certo. Allora entriamo nel dettaglio, leggiamo un passaggio di questa dichiarazione di Chiodi davanti alla Commissione del Senato e lo leggiamo ad un ex assessore alla sanità per vedere se si riconosce in queste parole del Presidente, riferita appunto alla burocrazia regionale. Nella regione Abruzzo vi è una legge fondamentale, tra le altre, che riguarda il personale e la burocrazia regionale, ma non capisco come possa essere stata varata
anche se so che è stato un patto molto sofferto. L'ho definita un provvedimento fatto dalla casta per la casta dei burocrati, che limita la possibilità per la parte politica di introdurre direttori esterni, se non in misura molto limitata, se non erro 2 su 11. I direttori quindi devono essere necessariamente individuati all'interno delle strutture esistenti. È molto difficile modificare questa legge proprio per le ragioni che ho poc'anzi illustrato. Chiodi in sostanza dice: in questa regione sono cambiati anche per via giudiziaria presidenti delle regioni, assessori della sanità, quelli che sono rimasti sono i burocrati della regione. Forse è lì l'inizio di questa patologia. Ma guardi, sinceramente questa domanda mi giunge da un lato è sconvolgente per me, dall'altro lato è di una pertinenza storica veramente altrettanto sconcertante. Se per direttori intendiamo i direttori, immagini di struttura politica, cioè i direttori o no, i direttori amministrativi delle ASL. No, i direttori della regione, gli alti funzionari della quindi regione. Quindi della struttura amministrativa, cioè sì, dell'assessorato. Bene, allora i giornali dell'epoca lo dicono, quindi se lei gentilmente ne volesse prendere uno e proiettare, vedrebbe subito che D'Annunzio ha poche chance perché vuol cacciare Carusi, direttore generale, ritenendolo, io non esprimo un giudizio di capacità o meno, ma siccome ritenevo di cambiare, volevo cambiare Carusi, applicando esattamente lo stesso preciso articolo che Pace aveva applicato in qualità di presidente per sostituire due dei direttori di altre strutture. Questo a me fu impedito e io avevo portato due direttori, uno proveniente dalla regione Toscana e l'altro proveniente dalla regione Lazio, con un curriculum, aveva partecipato 10 anni alla formazione delle leggi nazionali, quelle che sono le cosiddette 229 e 502 e 229, aveva fatto la direzione generale dell'assessorato del Lazio, non dell'Abruzzo, più aveva fatto la direzione di Rieti, della ASL di Rieti, quindi aveva un'esperienza su tutto. Questo mi fu impedito al punto tale che venni cacciato io anziché il direttore. Io non sono stato cacciato dai poteri forti, io sono stato cacciato dalla politica. Non diciamo queste balle, è la politica. Quindi ci ha preso è la chi politica. È la politica che è il potere forte, non gli altri. È la politica che deve fare il passo indietro che non vuol fare. Tutti ne parlano ma nessuno lo fa. E risponda a me la politica, perché i poteri forti sono nuclei di persone che gestiscono o che si associano per difendere interessi soggettivi, personali o di gruppo di carattere economico o di carattere sociale, va bene? Questo è nel liberismo è sempre esistito le questo cosiddette tipo lobby, di struttura, diciamo. Queste lobby. Ora, le lobby non significa che la scusanza o l'attenuante di dire esistono le lobby si può identificare come fatto che la lobby agisca fuori della legge. La lobby o le strutture forti agiscono utilizzando le leggi ben a maglie talmente larghe che passano le balene e che la politica ha fatto e ha messo loro a disposizione. Quindi loro sono irretiti dalle reti che hanno costruito. Mi si dica la politica perché dopo 20 anni non rivede le leggi, la 229 in particolare, perché la politica vuole ancora, e quindi dicono che D'Annunzio è un sognatore soltanto perché esprime la volontà popolare diffusa, dire che i direttori generali delle ASL vengano nominati internamente alle ASL da commissioni tecniche competenti specifiche che hanno esclusivamente quel compito, nominano su elenchi non regionali ma nazionali in base a requisiti prestabiliti, perché se uno proviene dalla direzione della Fiat non può essere paragonato o sottostimato rispetto a uno che ha diretto a Moscufo, mi scusi, il centro
diciamo, benessere di Moscufo, perché non è la stessa cosa. Sì. Quindi perché perché non accade? Però, chi lo fa, la lobby o la politica? Quindi lei è d'accordo con Chiodi? No, perché io non sono d'accordo. Sulla dichiarazione di Chiodi è questo. Chiodi, nella sanità, le leggi della casta, e dice esattamente quello che sta dicendo lei. La politica ha perseguito il disegno di non costruire una struttura all'altezza. Ora però il tema è questo, Marzetti, lei ha vissuto appunto tutte queste situazioni di cui si parla e quindi ce ne potrà dare conferma, però la domanda iniziale che avevo fatto io è rimasta un po' così in evasa, vale a dire, se la politica ha perseguito il disegno di non costruire una struttura all'altezza, oggi c'è chi, proprio il Presidente della Regione, ha una responsabilità politica e poteri che nessuno ha mai avuto in questa regione, per cui probabilmente avrebbe la necessità, avrebbe anche la forza, avrebbe anche diciamo, si troverebbe quasi all'angolo rispetto a questi poteri e dovrebbe reagire in qualche modo. Lei vede anche questa reazione oltre la denuncia? Io però partirei da definire bene la figura di Chiodi. In questo momento non parla il Presidente della Giunta, ma parla il Commissario per la sanità, che quindi è un plenipotenziario, cioè una persona che è in grado di prendere tutte le decisioni che vuole, anche senza confrontarsi con le parti sociali, con le istituzioni, se vuole. Quindi parla uno che non si può limitare a denunciare. Nel momento in cui denuncia, indica anche le soluzioni. Se no, io sono abituato, per la mia modesta carriera di dirigente, che se uno non ha soluzioni si dimette. Non c'è via di mezzo. Allora, io pure sono stato alla commissione d'inchiesta del Senato per altre storie, è una commissione vera, di gente preparata, che sa di cosa si parla, e non poteva far diversamente la commissione del Senato se non inviare alle procure, ma diceva bene Di Bartolomeo, non saranno le procure a risolvere il problema. Chiodi ha di fronte a sé adesso un macigno, perché o dice agli abruzzesi che stanti poteri forti, e ci dice finalmente quali sono questi poteri forti, che lui individua quali sono i correttivi e le soluzioni che riesce a portare avanti. Se non è questo, siamo di fronte al solito fumo, diciamo, che si butta in aria per dire io volevo, avrei voluto, ci ho provato, tuttavia, ma che vogliamo fare, i poteri forti. L'Abruzzo è una piccola regione, anzi io la definisco una di città diffusa su un territorio ampio. Le alze abruzzesi sono pari all'unica alza di Milano, 1 milione di abitanti. Non è difficile trovare soluzioni. Io concordo con quello che diceva poco fa il professor D'Annunzio. Secondo me occorre che la politica faccia un passo indietro e che incominci a dire quanta parte del budget regionale assegna la sanità e poi lasci la gestione di questo budget agli esperti, ai competenti. E lo dico, essendo stato uno nominato dalla politica, dopo aver fatto un'esperienza, io insomma ero convinto nella mia presunzione di poter applicare nelle ALS le modeste esperienze che avevo fatto nell'INPS. Tra l'altro venivo da anni di grandi cambiamenti, da un grande manager che è stato il mio maestro, che era Gianni Biglia. Non è così, perché io ho trovato nell'ALS, da un punto di vista organizzativo, strutture arretrate almeno di 20-25 anni, una difficoltà operativa enorme, e qui non sono i poteri forti. Nelle ALS c'erano e ci sono ancora strumenti informatici all'interno delle sindacate che non dialogano tra di loro. Ogni ALS ha un suo sistema di registrazione contabile, ogni ALS ha un suo modello informatico. La regione, per avere i dati, bisogna ritrascriverli e mandarglieli. Cose che non succede più da nessuna parte, cioè. Allora sono i poteri fuori questi, o è una volontà? Io credo che, insomma, se mettessero in piedi un gruppo di persone in grado di ragionare, forse si potrebbe trovare la soluzione. Invece incomincio a pensare due cose. La regione ha perso sistematicamente il tentativo di ridimensionare il ruolo della sanità privata. Fa scelte che arrivano, faccio per riferimento alle tariffe, per esempio, che si stabiliscono i budget, le tariffe a metà anno, quando già il decorso dell'anno ha determinato lo sforamento, è chiaro che i TARD hanno torto alla regione. E questa cosa accade sistematicamente. Io posso capire l'incidente la prima volta, ma se poi lo si fa sempre, incomincia ad avere il sospetto che qualcuno ci marci dietro un atteggiamento di questo tipo. Ma è lui, è la regione che lo fa, non sono altri. Allora, io dico, ci sono le grandi questioni, va bene. Ma incominciamo ad affrontare le cose dal contenuto, dalle cose che si possono fare. E io credo che nella sanità ci sono tantissime cose, perché in realtà poi la sanità abruzzese ha un buon livello di sanità, ci sono professionisti molto validi. Quindi se noi incominciassimo a puntare, faccio un esempio e concludo. Una volta ci dissero che la regione avrebbe acquistato 2 pet TAC che costavano un sacco di soldi, una per l'Aquila e una per Chieti, perché
c'erano le università. Dopo qualche settimana un'altra alza l'ha chiesta, perché ha detto dopo qualche settimana ancora anche la quarta alza, e così non si sono comprati più. Ma perché? Chi è che ha consentito questo se non il potere politico? È il potere politico che non ha ridotto. Però Chiodi ne ha ridotte da 6 a 4 le ASL. Questo possiamo discutere, ma siccome gli è molto servito per fare un'operazione. Per aiutare loro, Di Bartolomeo, io la riflessione la farei leggermente più profonda. Nel senso che Chiodi non lo dice, ma prefigura una regione diversa. Quello che stavate cercando di dire voi. Cioè una struttura regionale che regola e non controlla, che regola, mentre nella fase attuale in cui ha l'obbligo del controllo non funziona. I poteri forti non sono le cliniche o la casta, sono tutte e due insieme, tutte e tre con la politica, per l'amore di Dio. Allora, se interpreto bene quello che dice il Presidente, ma non ho capito a chi lo sta dicendo, se lo dovrebbe dire allo specchio. Nel senso di dire, questo modo di gestire non funziona. Allora non bisogna cambiare solo la casta, non bisogna cambiare solo il rapporto con le cliniche private, bisogna un atteggiamento diverso, una legislazione o comunque provvedimenti conseguenti da parte del potere politico che ridisegni. Ultimo punto. Però mi pare, Di Bartolomeo, che non è che di tutto possa essere accusato il presidente commissario fuorché di inerzia. No, gli sto dando una mano, non nascondendo un dato. Che il perché stanno avvenendo queste cose in Abruzzo. Non l'hanno detto loro, io speravo che lo dicessero loro. Il dato più macroscopico della regione Abruzzo è che con la chiusura di Villa Pini si è aperta la guerra su chi gestirà la sanità in Abruzzo del futuro, che è il problema reale di questa regione. Lo è avvenuto già nel settore della distribuzione, lo è avvenuto già nel settore del credito. Sta avvenendo adesso nel settore della sanità. Allora, o le cose si dicono tutte e lo scontro viene portato davanti all'opinione pubblica perché ne abbia coscienza, idea e capacità di scelta, o diversamente noi assisteremo a guerre di posizione in cui non si espone nessuno, perché gli interessi sono talmente grandi che nessuno ha il coraggio di proporli per non venire accusato di. Allora, se le cose stanno in questo modo, si apra, perché noi non possiamo sentire voci in cui sentiamo privati esterni interessati. Il modello formigoniano che potrebbe trovare questo. Bravo, e c'è il modello dei benedettiani, il modello di Angelucciano, ci sono tutti i modelli in campo, come giusto che sia in una fase di ristrutturazione, in una fase di concentrazione dei servizi. Bene, se questo è il dibattito, lo si apra con grande apertura, mi rivolgo pure agli organi di stampa, i quali sono timidissimi rispetto a tematiche di questa natura, ma si limitano a posteriori a fare le analisi, mai a prevenire, che è uno dei limiti della politica nostra, abruzzese in generale. E allora, se noi mettiamo tutti questi tasselli uno dietro l'altro, secondo me, apriamo, no, bagni di nebbia saranno diradati e si comincerà a vedere quali sono le tematiche. Giro reali. La sua domanda ai due ospiti più direttamente interessati al mondo della sanità. Le faccio commentare un'altra dichiarazione che qualcuno troverà ovvia, ma che comunque serve a ricostruire la storia, perché questo è stato chiesto a Chiodi in commissione. Ed è questa, professor D'Annunzio: nella mia regione si è per anni costruito un modello sanitario volto, ad esempio, tanto per dirne una, ad escludere il settore pubblico dalla riabilitazione. È quello che diceva Di Bartolomeo prima in relazione a che succede ora che non c'è più Villa Pini. Questo è un problema col quale lei ha dovuto fare i conti quando era assessore. E l'ho fatti amaramente, ed è vero, questa affermazione è innegabile. Però mi deve consentire un'osservazione di fondo. Io ho partecipato a tante riunioni sulla sanità. La sanità è una specie di piovra dai infiniti tentacoli. Quindi se parliamo se la discussione la mandiamo su ogni volta parliamo di un tentacolo, perdiamo la organicità
concettuale del sistema, tutto, di tutto si può parlare, però ci sono delle questioni che sono a monte, che diciamo la legge quadro, che deve la testa pensante della piovra, da cui poi possiamo mettere a posto, ogni tentacolo si può togliere, si può rimettere, ma non è che si può partire da lì per cercare poi di risanare una pianta se il tronco è fradicio. Bisogna curare il tronco, non partire sempre dalla disquisizione dei fatti periferici. Ora, il problema della sanità è vero, di quello che è stato detto, bisogna costruire in funzione di elementi. Io sono un medico nato, vissuto, morto, come si dice, in ospedale pubblico. Per me l'ospedale ce l'ho nel cuore e me lo porterò nella tomba, quindi sono per il pubblico. Ma quando mi sono reso conto, più che da medico, da assessore, che il privato è una realtà che esiste, io ho discusso anche con gli amici a cui avevo partecipato a dei tavoli tecnici e non di rifondazione, per convincerli a non poter assumere quell'atteggiamento drastico di chiusura contro il privato, perché il privato c'è. Il problema deve essere, secondo il mio punto di vista, un altro. Oggi c'è un tanto pubblico che funziona male, e io credo che il dottor Merzetti me ne può dare atto, ma tantissimo funziona benissimo. C'è tanto privato che funziona malissimo sotto i livelli di efficienza, e c'è qualcuno, forse meno che nel pubblico, certamente più raro, che funziona bene o che ha potenzialità di funzionare bene. Purtroppo oggi le modalità con cui vengono concessi gli accreditamenti sono discriminanti pubblico-privato, e si cerca erroneamente di finanziare il privato in maniera bassa, in maniera che dia prestazioni basse, di quale il privato si può anche accontentare, perché guarda più il profitto che non il prestigio, e quindi sta bene così. Questo è un gravissimo errore. Si dovrebbe ripartire invece dal dire che ad ogni prestazione che i cosiddetti LEA, stabiliti dalla legge, sì, che vengono dati a qualcuno affinché ne eroghi la prestazione, che sia pubblico e che sia privato, deve garantire che è in grado, e attraverso poi il controllo lo si verificherà, di garantire la migliore risposta medica a quel tipo di patologia che gli si chiede di erogare. Sì. Chi la può dare viene accreditato, sia pubblico sia privato. Chi non è in grado non è accreditato, sia pubblico sia privato. In questo modo, poi, se una volta stabilite le strutture accreditabili, cioè che sono in grado di garantire le prestazioni ai livelli più alti, quindi la medicina di alto livello, è facoltativo del governo regionale, se vogliamo, stabilire se il privato lo vorrà far partecipare, in quale misura, alla divisione di quelle che sono le erogazioni regionali, o se ritiene che il pubblico possa essere autonomo nel soddisfare tutte le richieste ed escludere il privato, oppure fare in termini di percentuale. Questo è un fatto che si può discutere, ma il cittadino oggi come si fa a dire tu non devi andare di qua o devi andare di là? Il cittadino non interessa pubblico privato, perché non paga, certo, né di qua né di là, non mette le mani al portafoglio, gli interessa sapere se tu mi curi bene o se tu mi curi male. Quindi questo deve essere la per aiutare a descriverci problema. Questa situazione, Marzetti, che sa benissimo, perché l'ha dovuto fare, è stato il suo lavoro quotidiano, quanto costa una determinata prestazione sanitaria, ci spiega anche qual è la possibile evoluzione di questo scenario che abbiamo visto, in cui per esempio la riabilitazione era completamente un passo indietro sulla riabilitazione, perché in effetti noi avevamo costi della riabilitazione impropri, pro capite, doppi rispetto alle Marche, esatto, tanto per dire. Ma e di questo è anche scisso, credo, all'interno della regione, questo dato significa che Chieti aveva 4 volte rispetto all'Aquila, e così, esatto, per note vicende. Però in realtà l'attribuzione di un budget di riabilitazione era servito a suo tempo per risolvere un altro problema, che era quello della trasformazione delle case di cura psichiatriche in case di cure pluridisciplinari. In quel caso si trovò questa soluzione e fu il primo errore, perché non avendo voluto affrontare allora il problema del superamento delle case di cure... Lei è troppo buono, le sta dicendo di fare errore, ho capito, però insomma, ognuno poi dice come la pensa. Io so a chi mi riferisco, quindi cerco di essere buono.
Quindi fu il primo errore, perché la legge Basaglia c'era e questo significava che andava affrontata in un certo modo. Quindi questa è una conseguenza che poi negli anni si è ripetuta. Faccio un esempio: quando c'è stata la legge regionale che ha attribuito alle ALS le unità operative complesse, superando una visione che prima consentiva alle ALS di stabilire qual era il direttore che diceva mi serve una neurochirurgia o una ortopedia, invece fu fatta con legge regionale questa cosa, quindi fu calata sulle realtà locali. All'Aquila diedero 3 strutture complesse di ortopedia, 2 affidate al pubblico e 1 al privato. E io chiesi all'allora direttore dell'agenzia, che era un amico, anche una mazza da baseball per andare in giro a rompere le gambe agli no, anziani. No, sciavano, perché, la moderazione che sciavano. Perché non servivano, servivano ben altre cose. Allora da questo traggo una prima conclusione. Perché non si consente alle ALS di fare i convenzionamenti con i privati, senza avere di questa gestione dell'accreditamento una visione centralistica e regionale? Perché il direttore dell'ALS sa bene cosa gli serve, sa bene se la sua struttura è una struttura in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini o meno. Sogno. Sarebbe stata una prima rottura di equilibri. Certo. E un'altra cosa, perché accreditiamo a priori? Noi dobbiamo accreditare, quella che il professor D'Annunzio diceva poco fa, sono strutture già autorizzate di cui riconosciamo la validità da un punto di vista della prestazione. Allora, siccome io so che quella casa di cura fa bene quella cosa, l'accredito. Ed ancora, terzo elemento, questo Chiodi non ha bisogno di poteri forti per deciderlo. Terzo elemento, perché accreditiamo il 100% dei posti letto del privato? Questo è il problema. Accreditiamo una parte, il privato opera nel privato e noi ci compriamo una parte di quei posti. E invece noi in Abruzzo, guarda caso, scusa, quarta considerazione, ma perché le Marche ci sono riuscite, la Toscana ci è riuscita, il Veneto ci è riuscito, perché queste regioni ci sono riuscite? Io ho vissuto in modo indiretto la vicenda Marche, allora facevo il direttore dell'INPS di Ascoli Piceno, mi ricordo i sindacati, la contestazione. Le Marche hanno trasformato gli ospedali, hanno fatto un'operazione che alla fine le ha messe in sintonia con pregi e difetti, perché poi non è tutt'oro quello che luccica. Certo. Però ci sono riusciti a fare una trasformazione profonda della sanità marchigiana e oggi le Marche non fa parte del gruppo delle cosiddette regioni canaglia, come ci sta l'Abruzzo. Parlandoci chiaro, lei che idea si è fatta del privato abruzzese in questa fase? Lei è stato direttore in un ASL in cui sono fatto il privato c'era, ma non era luce non e ombre. Luce ecco, ombre, che luce. Può essere utile l'introduzione di un ulteriore modello come quello, diciamo, del Lombardo, a cui facciamo cenno prima, che potrebbe essere utile anche al privato abruzzese? In Abruzzo ce n'è bisogno, non ce n'è bisogno? Come può essere utile e soprattutto come può cambiare questa dinamica all'interno della regione? In cui il privato, insomma, sembra avere appunto più certezze che concorrenza reale. Insomma, io una volta dicevo che quella dell'attività imprenditoriale nel privato non poteva essere considerata impresa perché non c'era il rischio di impresa, diciamo. Però al di là di questo, insomma, il privato abruzzese è un privato a luce e ombra, diciamo. Ci sono delle cose che funzionano bene, altre funzionano male. Anche qui occorrerebbe che la regione scegliesse. Però io penso a un sistema in cui una volta mi trovai a discutere con Chiodi e lui mi disse che lui era per il principio della concorrenzialità fra pubblico e privato, perché il cittadino può scegliere. Ma non è così. Il privato deve essere complementare al pubblico. Allora partiamo da un pubblico che non si deve autoassolvere, perché ci sono sacche di deficienze nel pubblico che vanno affrontate e risolte. Dopodiché con il privato si stabilisce un rapporto sull'efficienza, sulla qualità. A me è piaciuto molto il modello veneto, per la verità, e parlo di una regione che è politicamente lontana dalla mia visione, in cui il privato, quando opera in nome e per conto di tutta la struttura pubblica. Quindi una casa di cura che ha un'unità operativa complessa accreditata non ce l'ha a fianco una unità operativa complessa del pubblico ospedaliera. Invece noi non solo ce l'abbiamo ospedaliera, ma siccome abbiamo 2 università e 2 facoltà di medicina, spesso abbiamo triplicato, perché dovevamo garantire l'ospedaliero, l'universitario e il privato. Chiodi, che problemi ha ad affrontare questo? In una logica... Pare che ne abbia, perché avendo parlato di reparti che sono uno di fronte all'altro, pare che queste io quando ho proposto all'Aquila abbia fatto un po' rumore. Una cosa è dire che ci sono i problemi, perché nessuno dice che i problemi non ci sono e che il presidente Chiodi se li sia inventati. Non è che nessuno sta dicendo questo. Tutti quanti stiamo dicendo che ci sono i problemi, però ci sono problemi che hanno le soluzioni, di cui non si parla mai, ne stiamo parlando noi però tre. Però professore c'è un fattore che manca alla nostra discussione, se vogliamo parlare in prospettiva, perché è il debito.
Il debito è il debito. Certo che c'è il debito con quella regione. E andando così, posso inserire lei, una domanda? Lo diciamo il debito, vedi che aumenta sempre. Faccio la parte di Prodi, mi dispiace. Allora, è inutile, noi stiamo individuando analiticamente i limiti, i difetti e le potenzialità. Manca l'elemento fondamentale per la soluzione. Con quali strumenti? Se da come si vince, a meno che non lo prendiamo per uno che parla tanto per parlare, parla perché ha un'idea in testa. Quando voi fate il discorso della complementarietà, rispetto ad una visione alternativa, togliete libertà di impresa al privato. Allora il privato vuole misurarsi non solo come concorrenzialità, proprio partendo dallo sfascio del settore pubblico, ritiene di poter avere un protagonismo che gli consenta di diventare forza di attrazione. Sì, accreditate, no. E se leggo bene le cose che dice Chiodi queste cose dice: io mi trovo di fronte a dei poteri forti, all'esistente, ma li chiamiamo poteri forti tanto per dare un nome, che ha già l'alleanza, non con le lobby, state attenti, perché in nessuna parte del mondo i dipendenti pubblici fanno parte della lobby. La lobby è un'altra cosa, la lobby me la costruisco io privato. Quando rapporti con il settore pubblico, quello decisionale ed amministrativo, non è più lobby, è qualcosa di molto più pericoloso, è un'associazione. Allora, lei ci mette anche i sindacati che vanno a protestare sotto l'assessorato. Noi abbiamo vissuto per 30 anni mettendo tutti d'accordo. Io ricordo le parole di Lamalfa: si è fatta la riforma della scuola, si è fatta per il personale della scuola. La riforma della sanità si è fatta per il personale della sanità. Per i cittadini in questo paese si sono fatte poche riforme, mai si è tenuto conto della volontà del cittadino. Vi è una parte della destra invece che ritiene... Ma loro lo sanno perché anche sotto le loro finestre si svolgevano quelle manifestazioni. Sì, probabilmente ci stavamo pure noi. Però il problema... Nella mia vita sono stato scortato dalla polizia. Io vorrei sapere il vostro punto di vista, perché per contrapporsi, pur senza polemizzare, ma con proposizioni alternative, è necessario individuare dove apparà, per capirci bene. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo, a mio avviso, è una ristrutturazione del settore sulla base più dell'efficienza che della socialità, e comunque sbandellando un sistema di rapporti che di obiettivo ostacolo ad una visione di questa natura. Se ho interpretato bene quello che dice Chiodi, io lo interpreto. Lui dice che la priorità è il risanamento al momento. Perfetto, che l'occasione e l'opportunità infatti, per le riforme. Che coincide con le cose che con la imprenditorializzazione, cioè, che danno poi dalla socialità. Lo esclude. Di Bartolomeo, che non esclude il discorso che lui ha fatto, è un discorso che calza perfettamente con quello che mi sembra abbiamo detto in precedenza, cioè a dire, se si vuole. Il problema, la qualità significa tipo di prestazione. Se la prestazione è buona è qualità, se la prestazione è scadente non c'è qualità. Quindi la prima cosa, bisogna che si vada a valutare sostanzialmente il tipo di prestazione che uno dà, se è di qualità o se non è di qualità. Questo è il primo punto. Una volta che questo è stato fatto e quindi si sono individuate le varie strutture che abbiano questa realtà, pubblico o private che esse siano, dopodiché di quelle prestazioni non è che ne devono essere erogate ad libitum, di quelle prestazioni ne debbono essere erogate in proporzione a quelle che sono i bisogni di salute della popolazione locale. Questo fenomeno viene studiato attraverso rilevamenti epidemiologici affidati a una struttura prevista dalla legge. Perfetto. Che si chiama Osservatorio Epidemiologico Regionale, che non è politico ma è scientifico, che ci dice quante prestazioni di un certo tipo più che di un altro ce ne vogliono per questa regione. Sì. E dove queste prestazioni, a seguito di un fatto di prevalenza, debbono essere allocate in un luogo più che in un altro.
Quindi questo è un fatto. E l'osservatorio epidemiologico. Ma era previsto dal primo piano sanitario. La delibera 519/2002 l'ho fatta, è durata tre mesi. È durata tre mesi. Dove è sparito? Dove andranno lo so? Una domanda posso fare? Dopo una cosa. Se mi fai scusa, se no mi perdo la fine del discorso. Detto questo, se il privato vuole essere, come proponeva il dottor Merzetti, di tipo complementare, alcune strutture vengono date tutte al pubblico, altre strutture vengono date tutte al privato. Se dovesse prevalere, questo è chiaro che è una scelta politica, è una scelta politica, non tecnica, se dovesse prevalere quello di dire il pubblico e il coso devono essere privati, vuol dire sempre il fatto che le prestazioni non le dico io politico, ma me lo dice l'osservatorio. Una volta che mi ha detto io c'ho bisogno di fare 100, 1000, perché faccio il cardiologo, devo fare 1000 angioplastiche, allora io queste 1000 angioplastiche le faccio e dico, le faccio fare 500 alle strutture pubbliche, 500 alle strutture private, le metti in concorrenza nel rispetto del plateau economico e di prestazioni, e poi se la concorrenza mi fa capire che io ottengo una migliore prestazione a minor costo sul privato o sul pubblico, farò in tempo a spostare questi equilibri predeterminati. Ma questo è, quindi non c'è lo sforamento. Mentre con l'indecisionismo attuale, dove la politica apre e chiude a secondo del politico di turno, dove vuole, creando prima e distruggendo poi per aprire altrove, questo crea il disavanzo spaventoso che noi abbiamo. E l'altro punto è il disavanzo spaventoso dei DRG, perché da quando è stata fatta la legge che ha creato il pagamento a prestazioni, la spesa è stata triplicata, vedi Tremonti e vedi Ragioneria dello Stato che afferma questo. Marzetti, quindi questo è il punto. Il presidente Chiodi, la giunta regionale, ha approvato una delibera che fissa nuovi criteri per la valutazione dei manager dell'ASL che verranno nominati, e sono criteri che rispondono a una serie di punteggi che sono facilmente individuabili e che sono, diciamo, tesi a limitare il condizionamento della politica sulla scelta dei manager, facendo anche finta di non avere al fianco un ex assessore alla sanità che è medico di assoluta fama. A suo avviso, nella sua esperienza personale, nel suo curriculum di dirigente pubblico, ma anche alla luce della sua esperienza politica che tutti conoscono, a suo avviso è meglio che la sanità venga gestita dai medici o che venga gestita dai politici a livello organizzativo? No, nella sua esperienza, in questa regione, in questo momento, cosa è più opportuno? Io oggi dico una cosa diversa di quella che avrei detto 5 anni fa, alla luce proprio dell'esperienza che ho fatto in questi 4 anni di direzione di un'ALS. Credo che ci siano cose che attengono sicuramente alla politica, la strategia la definisce la politica, non c'è dubbio, anche la quota di bilancio regionale che va destinata alla sanità, che non può essere la risultante a posteriori di fenomeni non controllati. Un buon governatore decide prima quanto spende per la sanità, quanto spende per l'agricoltura, quanto spende per la cultura. Una volta il professor Di Stanislao in un convegno all'Aquila disse una cosa che aveva una chiara identificazione. Adesso io aggiorno le cifre così ci si capisce meglio. L'ex direttore dell'Agenzia Sanitaria. Sì, e lui disse: la sanità spende ogni giorno oggi 7 milioni di euro, per la cultura ne spendiamo 3 in tutto l'anno, per l'agricoltura 6 milioni di euro in tutto l'anno. Questi sono i dati. Allora è chiaro che non può essere una variabile indipendente quella della sanità, bisogna decidere prima quanto spendere, e questo è un compito della politica. Il governo poi del sistema è, lo diceva poco fa il professor D'Annunzio, l'indagine epidemiologica, ma tutti i meccanismi, diciamo, di governo, è un fatto tecnico. I direttori rispondono del risultato che la politica fissa. Ma che Chiodi abbia fissato questa cosa dei punti, io ne avevo 45 perché c'era già, insomma, non era un problema, e per la verità è una cosa che risale al 92 col decreto legislativo 29, che insomma è una vecchia storia. Sì, vabbè, poi vabbè, non diciamo è un problema, è aggiornato il criterio, è un po' più
Non è, va bene, sì, sì, per carità, va bene tutto, diciamo. Ma insomma, non ci sono, per esempio, per alcune voci dei punteggi intermedi, o sia 0 sia 10 su alcune voci, per cui insomma diventa. Sì, va bene. Direttore, mi posso inserire o parlo troppo? No, no, vabbè, prego, se vuole sul punto. Sì, sul punto proprio specifico. Nomina dei criteri per sì, la nomina criteri, dei direttori. Perché io. Diciamo, da, essendo peraltro medico, come era stato detto, no, vorrei dare anche una piccola risposta. Io credo che la gestione forse la fa meglio un tecnico, non un medico. Il medico deve stare al tavolo quando si discute l'organizzazione tecnica. Il medico deve essere ascoltato e deve avere una forte partecipazione. È necessario che il direttore che ascolti abbia la capacità di fare la sintesi di ciò che sta ascoltando e ciò che sta sentendo, però non necessariamente dovrebbe essere un medico. Però questo fatto dei criteri, dei direttori che poi nominiamo e quindi passiamo sempre attorno al balletto dei punteggi, li cambiamo o non li cambiamo, cosa. La domanda mia è molto semplice ed elementare, di cui conosco la risposta, perché mi hanno detto no, sono un sognatore, quindi uno che sogna, siccome sogno ciò che pensa la gente, però ci faccio dei sogni molto allargati. La politica, perché li vuole nominare lei, i direttori generali? Questo è il punto. Io non lo voglio mettere in difficoltà. Io so che il dottor Mezzetti è stato un ottimo direttore generale, ma nel suo intimo, oppure me lo dirà fuori, ma non lo voglio coinvolgere, vorrei chiedere al dottor Mezzetti, ma se lei fosse stato nominato dall'interno dell'ASL, dai tecnici fatti ad hoc, con il compito specifico e le competenze specifiche in contrasto di interessi, 5-6 persone, non sarebbe stato più tranquillo? Avrebbe potuto forse fare meglio? Credo, non sarebbe stato tirato le posso di rispondere meno, assolutamente sì, meno dalla giacchetta, e avrebbe ma è proprio il contrario di quello che dice Chiodi. Perché scusate, all'interno c'è il direttore generale. Noi dobbiamo sapere, direttore generale, cioè, perché sono state scelte lì la tragedia avvenuta, se vi ricordate. Allora l'amministratore deve essere esterno, perché se ti trovi già una camarilla interna sei morto, non può che essere esterno. Allora sei morto se c'è la camarilla interna, non può che essere lì, esterno. L'errore è stato fatto quando è stato chiesto di cancellare la managerialità. Quando si è inserito manager del settore e sono diventati potenziali amministratori delegati, i dipendenti di INAM, MIMS, tutto. E così quella legge regionale, scherzate, l'ha fatto Augusto questo. Ma io forse non allora, prima questo, c'era all'Aquila, c'era il dirigente della Fiat, a Chieti c'era il dirigente della Marelli, che aveva una visione completamente diversa di un'azienda. È ritornata. Si è fatto il passo indietro a favore della burocrazia, si è fatto l'altro passo indietro a favore della politica e hanno risolto il problema. Però vi è stato un periodo nella legge istitutiva, l'amministratore delegato doveva essere. C'è un'altra carenza di fondo, se mi ha consentito. Il primo c'è andata la Fiat e quello la legge, la 502 rinviava a un atto successivo la definizione del sistema dei poteri all'interno delle ALS. La 229 non l'ha risolto. Che cos'è? Il direttore generale non può essere un organo monocratico onnisciente, aveva bisogno di un punto di compensazione, che secondo la 502 deve essere un consiglio di amministrazione, poi deve andare il collegio dei sindaci, che deve andare una cosa in cui si rimischiano mille cose. Però alla fine è stato abolito il Coreco, poi Il direttore è depositario della verità per definizione, lui sceglie i primari senza controllo, alla fine succede che è oggetto di pressione, però una alla volta, altrimenti non comprendono. Allora il tema è questo, di Bartolomeo, è appunto la gestione dei medici o la gestione della politica o dei tecnocrati per la sanità, per un modello sanitario che sia efficiente e che risponda anche alle sollecitazioni di queste lobby interne o esterne. Di cosa c'è bisogno? E la ricetta di Chiodi, appunto quella, diciamo, di cercare dei manager che non siano dipendenti dalla politica, può essere una via apprezzabile? Sì, io vorrei però che noi ci chiarissimo cosa intendo io politica. Io politica non intendo la casta. Io per politica intendo sistema di potere,
perché la politica non fa altro che gestire un sistema di potere, da quella più nobile a quella meno... Allora tutto è politica. Chiodi chiede, io sono d'accordo, che la politica deve stabilire le regole. Le gestioni devono essere perfetto, completamente autonome. Oh, nella gestione va il manager, il medico non c'è. Il medico è un dipendente, il quale ha un contratto di lavoro e risponde alla struttura imprenditoriale rispetto al contratto di lavoro che è. Altro è però è garantire, come avviene in tutte le aziende serie, la partecipazione, il concorso e comunque il contributo da parte del proprio dipendente. Allora ci intendiamo che cos'è? La politica fa le regole. Chi deve nominare i primari? I primari li nominano se non vi sono criteri selettivi. Io sono sempre dell'avviso, dispiacerò a qualcuno della sinistra, sono sempre per gli albi nazionali. Io, però è una visione mia personale, in cui si acquisiscono meriti attraverso un processo di selezione a cui partecipano tutti. Possiamo dire, per far capire a chi ci ascolta, perché questo è un punto importante, no? Perché sennò magari stiamo parlando di politiche, di cose. Diciamo, spieghiamo come avviene oggi. Oggi è un disastro. Spieghiamo come avviene oggi. Oggi avviene sostanzialmente che la politica, intendendo per la politica l'assessore alla sanità propone e poi il presidente della giunta del consiglio regionale nomina il direttore generale. Il direttore generale, cioè quello che, diciamo così, è, abbiamo detto prima, il monocrate della ASL, dove si va ad installare, viene nominato dalla politica. Dalla politica. Il direttore generale, dal popolo, i primari, dopo facciamo la cosa da Berlusconi, viene nominata dalla politica, è un'altra cosa. Allora, viene nominata dalla politica, e peraltro su un albo regionale. Dopodiché, che cosa succede? Succede che i primari vengono nominati secondo un concorso, però questo concorso, lo sapete come avviene? Avviene su tre elementi, vero? Che sono, di cui il direttore generale della ASL, uno nominato dal direttore generale della ASL e uno esterno, cioè due su tre, nel senso che il direttore generale, avendo due su tre, nomina di fatto il primario. Il primario a sua volta, siccome ogni 5 anni va soggetto a revisione, quindi è una catena, lo sappiamo. Se invece avvenisse la nomina sganciata del direttore generale, non diciamo da un altro popolo, non dal popolo della politica, ma dal popolo interno alla ASL, con elezioni democratiche, cioè tutti votano 5 persone appartenenti a vari settori, dagli infermieri ai tecnici, con contrapposizione di idee, con contrapposizione, 5 persone che eleggono un direttore generale, da un albo che sta in carica praticamente 4 anni, la commissione che nomina in carica 3 anni. Per cui al quarto anno il direttore generale, che può essere nominato per una volta, se deve essere nominato non sarà più nominato da chi l'ha nominato la prima volta, ma da chi si instaura nuovamente e con cui, quindi, con il quale non ha potuto, anche volendo, intrallazzare in nulla. Questo darebbe la massima garanzia trasparenza. Allora, ma diciamolo mai. Ecco, allora, se diciamo questo mai, sta bene, però anche, bisogna dirlo mai. Anche non parlando di sanità, e da questo punto in poi della trasmissione non ne parleremo, anche perché stiamo avvicinandoci alla conclusione. Parliamo di poteri forti in generale. Poteri forti per Roberto Barzetti, libero cittadino, appunto, non parlando di sanità. A suo avviso, esistono in questa regione, oltre a dei poteri forti, anche dei poteri occulti che governano delle scelte importanti nella vita di questa regione? Che vi facesse o meno riferimento Chiodi nello specifico? C'è questo condizionamento sulla politica anche di altre però forze non appaiono, che non sono così trasparenti come quelle che sono così evidenti, diciamo, perché è un sistema, io l'ho definito paludoso, all'interno del quale è una serie di interrelazioni che avvengono, per esempio sul modo come si fanno le forniture, sul modo come si fanno alcune gare, insomma c'è un sistema, diciamo, molto diffuso a livello nazionale, non solo abruzzese, che è difficile tenere sotto controllo.
Però io credo che il problema vero sia un altro, insomma. Io individuo sempre nella politica il punto di caduta, il vero potere forte di questa regione è la politica. E mi permetterei di dare un consiglio a Chiodi, ammesso che ne abbia bisogno, diciamo. Quando nelle Marche hanno dovuto fare il lavoro sporco, cioè quello di andare dal sindaco e chiudergli l'ospedale o quello di ridurre alcune attività di alcune, hanno nominato un'agenzia, la politica ha fatto marcia indietro, hanno nominato un'agenzia che ha fatto il lavoro sporco per 4-5 anni e alla fine di questo lavoro hanno sciolto l'agenzia e la politica si è ripresa in mano il potere. Ma se la politica oggi in Abruzzo non gestisse la sanità, che farebbe? Come potrebbe riaffermare il suo ruolo di governo del sistema, propagandarsi, di avere meccanismi che gli consentono di andare avanti? La sanità in Abruzzo rappresenta l'80% del bilancio, non solo da un punto di vista finanziario, da un punto di vista politico, da un punto di vista di relazioni, da un punto di vista di prospettive. Quindi io credo che il vero potere forte sia questo. Si può cambiare? Certo che si può cambiare. Occorre però che chi sta alla testa decida che cosa fare. Io pensavo che, insomma, Chiodi ha fatto una scelta che io personalmente l'ho pagata, però in qualche modo è condivisibile. Lui ha detto: io voglio direttori nelle ALS che siano espressione di questa giunta, perché io voglio determinare un processo di cambiamento e voglio persone che siano, come dire, fedeli al processo di cambiamento. A 2 anni e mezzo da questa operazione, Chiodi arriva e dice: non sono in grado di andare avanti perché i poteri forti me lo impediscono. Quindi l'Abruzzo ha perso altri 5 anni? Appena eletto, io gli dissi: Presidente, io non ti ho votato, però tieni conto che l'Abruzzo non si può permettere di perdere altri 5 anni. Occorre che tu faccia il Presidente della Regione. Oggi andare alla Commissione d'inchiesta del Senato e dire non posso perché, è un modo per scaricarsi di responsabilità attribuendole a soggetti, insomma, così strani, così... poi chi sono questi poteri forti? La massoneria, come dice lui? Non scherziamo. I poteri forti, ammesso che gli vogliamo dare una identità occulta, sconosciuta, perché se fosse l'identità che finora abbiamo dato, mi sembra che parliamo di barzellette, perché c'è sempre stato e ognuno ha cercato di fare quello, certamente, c'è pure combattendo, uno deve essere disposto a rimetterci pure le penne, intendiamoci, però si deve muovere e si deve dare da fare, perché gli compete per la funzione che c'ha. Ma mettendo che ci siano questi poteri occulti, questi poteri forti, ma non ho capito, ma questi poteri chi li combatte? Li combatte lei, lui, ma io, oppure li combatte lo Stato, o lo combatte lo Stato? Lo Stato, Chiodi è Stato o non è Stato? Non fu, e i fu, ma dico, è lo Stato, rappresenta o non rappresenta nessuno? Allora, chi li combatte? Lei da assessore, quando era assessore alla sanità, con la lancia. Lei quando ha fatto l'assessore alla sanità ha avuto contezza dell'esistenza di poteri occulti, oltre che di poteri forti? Occulti mai, poteri forti certamente sì, fortissimi. Di Bartolomeo, in questa regione esiste solo la casta, che è così definibile, declinabile, come abbiamo fatto all'inizio della trasmissione, esiste anche la cricca e soprattutto esiste un qualcosa di occulto, di sconosciuto, di forte? Di occulto in termini esoterici no, ma di occulto che ci sforziamo di non vedere sì, mi spiego. Noi continuiamo, e mi dispiace per Roberto, i poteri forti non sono le cliniche private. No, non erano. Hanno perso potere. È cambiato il potere in questo paese. Oramai anche l'economia è a rete. Allora i poteri forti si spostano sempre più in alto. Hanno ramificazioni nel territorio perifericamente. E comunque vanno individuati sulle loro progettualità, non sulle loro azioni. Allora è questo che cercavo di dire all'inizio. E Chiodi ci si rivolge in questo. Lui non, perché non può dire i poteri forti? Anche lui rappresenta i poteri forti, ci mancherebbe altro, come dice il professore. E lo Stato rappresenta tutto il potere di una maggioranza nazionale, vuoi che non rappresenti quello? Rappresenta sia la regione che il governo. Che il governo, di più, di una maggioranza nazionale. Che è una cosa molto di più del governo. Specifica e tutto. E la ricostruzione dell'Aquila è un esempio in questa direzione. Allora io insisto su una cosa di questo genere: noi dobbiamo fare lo sforzo come abruzzesi per non aver capito che si stava ristrutturando il sistema distributivo. Abbiamo visto le nostre città
che sono diventate, diciamo così, emarginate rispetto alla grande distribuzione. Abbiamo rischiato nel mondo del credito di pagare servizi a tassi molto più alti, specialmente i servizi più sofisticati, perché non abbiamo approntato subito un processo di ristrutturazione. Sta avvenendo. A proposito, le posso fare una domanda da ex consigliere della Caripe? Come vede questo nuovo polo bancario regionale? Può essere un argine rispetto ai poteri forti? Può essere un argine superando un provincialismo e sapendo di mettersi a rete. Se sceglie il protagonismo farà la fine degli altri, sarà un protagonismo delle balere, non sicuramente dei grandi avvenimenti. Ma all'interno dei poteri forti in questa regione, sempre a lei di Bartolomeo, chiedo, ci sono anche le banche e la magistratura? Quelli sono gli strumenti, non sono i poteri. Beh, questa... I poteri sono altri. La magistratura, sono strumenti. Se mi consente, io la definirei un potere dello Stato, il terzo potere. No, lui insisteva su. No, ma io, perciò voglio precisare, no, la magistratura è un potere dello Stato e non banalizzerei. Perché a volte la politica vede nel funzionamento, non dico nell'intralcio, ma il sottotesto è quello della magistratura, un argine appunto alla realizzazione del Proprio così. Io chiede un anno di legalità. Io finisco. Il mondo nuovo è difficile da aggredire con le regole vecchie. Il problema è cambiare le regole o scegliere la illegalità. Allora il problema per i cittadini italiani è cambiare le regole con il consenso di tutti. La scorciatoia dell'illegalità è pericolosissima. Bisogna cambiare le regole, siamo d'accordo tutti quanti, lo stiamo vedendo dalla discussione che abbiamo fatto. E le regole cambia la politica. È vero. L'unica speranza, cioè la politica è buona. In questa regione, qui chiudo, tornando al mio lapsus iniziale freudiano di trasmissione, forse anche un po' voluto, c'è un processo in corso che il 15 inizierà ad aprile su Sanitopoli, in cui verranno processate sul banco degli imputati suo ex presidente Giovanni Paci, che però sta uscendo di scena attraverso riti alternativi, quindi credo già la prossima settimana ci sia una sentenza. Non riconosco i riti alternativi che sta seguendo, quindi. Se sta, credo, patteggio, insomma. Sì, patteggio. Quindi c'è parte, però c'è anche chi c'era prima o dopo di lei, Domenici, come assessore regionale. Domenici c'era ai miei tempi, però era assessore alle attività produttive. Sì, c'era anche il manager dell'ASL di Chieti Conga, che era un suo manager. Sì. Ci sono insomma personaggi parte di una gestione della sanità che è finita sotto il mirino della magistratura. Ovviamente i processi si faranno in tribunale, le prove le scopriremo lì. Non c'è dubbio. Però a margine di questo processo, professor D'Annunzio, si è innescato un dibattito su ciò che è stato fatto o non fatto dalle due giunte regionali per determinare delle regole all'interno della gestione della sanità per renderla più trasparente e più efficiente. Ecco, a suo giudizio è stato utile quanto è venuto fuori a margine di questo processo, al di là delle questioni appunto penali, come ricostruzione del rapporto tra la politica e in quel caso il sistema Angelini, ma un po' tutto il mondo della sanità privata regionale? Io penso. E lei pensa che la giunta Pace abbia fatto meglio o peggio della giunta sul fronte delle regole? Se mi toglie dall'imbarazzo di dare questo giudizio, anche lei perché per questo giudizio ci ha rimesso la poltrona. Sì, ma perciò quindi parla da solo il giudizio, penso, no? Non me lo richieda, insomma. È un giudizio già chiaro, per cui non voglio fare. Allora, che ci dice nell'eroe nel coso della giunta del Turco? Coso. Io la giunta del Turco non, lei ha delle fatto una regole... buona premessa, siccome la giunta del Turco è in una fase, diciamo così, di accertamento dalla magistratura, ma non, e si è aperto non un dibattito di tangenti, che sta spaccando un po' la situazione, non mi vorrei pronunciare. Per quanto riguarda il problema, il punto io l'ho già chiesto, io sarò un po', ho pochissime idee, se ve ne sarete già accorti, perché me ne accorgo non io è vero stesso, che ha poche idee, ho poche idee, ne ho tre, perché penso che se ne avessi quattro comincerei a avere troppi poi errori. Ho pochissime idee,
Quindi ribadisco quello che ho detto, io comincerò a dire che una giunta ha ben operato nel momento in cui mi dice che quella giunta avrà nominato non più lei direttori generali, ma l'ha fatti nominare all'interno delle AS, non nominerà più i primari, torneranno a essere liberi attraverso concorsi di merito da commissioni esterne, allora io dirò questa è una buona giunta, da questa giunta noi potremo ben sperare. Per quanto riguarda quelli che tolgono i soldi di qua e li mettono di là, un bolido a te, un bolido a me, sono operazioni di opportunismo politico in generale, parlo che ogni governo che va a governare, che ha il potere, che può farlo, ne abusa ed è uno dei motivi per cui le cose non cambiano, perché chi verrà dopo e spera di venire dopo sa bene che ciò che oggi spetta ad altri domani sarà di sua competenza, perciò nulla cambierà. E quindi sono scettico, non credo al cambiamento. Ecco, Marzetti, al di là degli aspetti penali, appunto, quella giunta che la nominò, la giunta del Turco Mazzocca, a suo avviso, come uscirà fuori dal punto di vista dell'operato amministrativo da questa inchiesta, dagli accertamenti che stanno venendo fuori? La giunta si era mossa in un primo tempo con una grande volontà di cambiamento. L'agenzia aveva elaborato un primo progetto che poi non è stato ben conosciuto dalla collettività, poi però l'avversione dei sindaci sui cambiamenti, sulle riduzioni, eccetera, ha portato a una modificazione di rotta, diciamo. E la rotta intrapresa è stata quella della riduzione delle unità operative complesse nelle strutture pubbliche. Però accanto a questo sono state fatte delle leggi buone, oltre al piano sanitario, che ovviamente ha pregi e difetti come tutti i piani sanitari. Sono state fatte le leggi sull'accreditamento, è stata fatta la legge sulla qualità delle prestazioni, insomma cose che ci facevano capire che c'era una possibilità di andare avanti. Poi a margine di tutto questo però sono state delle cose che hanno messo in difficoltà l'operatività quotidiana. Io le dico francamente che la mattina che si è saputo della vicenda giudiziaria siamo caduti tutti veramente dalle nuvole, perché nulla lasciava prefigurare, sì, che c'erano difficoltà, però insomma io oggi se dovessi valutare forse il lavoro più dell'assessore in questo caso e dell'agenzia che non del Presidente, quelle leggi secondo me sono ancora buone, cioè perlomeno è un presupposto sulla base del quale si può continuare a lavorare. Tant'è vero che la legge sull'accreditamento è rimasta sospesa, che era la legge fondamentale perché per stabilire l'accreditamento delle strutture pubbliche e private stabiliva nuove regole e in assenza di quei requisiti non si poteva essere accreditati. Questo poneva un problema serissimo al pubblico, perché significava forse non avere più 5 neurochirurgie, 4 cardiologie, significava ragionare laddove era possibile fare sulla base delle esigenze, delle qualità, delle risorse disponibili. Quella legge è rimasta appesa, un po' l'ha bloccata la stessa giunta del Turco all'inizio perché si è reso conto che la partita era enorme, ma certo Chiodi non l'ha mandata avanti, eppure quella poteva essere la strada attraverso la quale si costringeva il pubblico e il privato a fare un'autodiagnosi e a stabilire le nuovi livelli di funzionamento, però siamo fermi. Quindi. Chiudo con la provocazione estrema che ovviamente non posso che lanciare a Pietro. Certo. Di Bartolomeo, il processo Sanitopoli. Il mio lapsus freudiano d'inizio trasmissione, Chiodi come Del Turco, anche Chiodi comincia a avere paura di subire un attacco forte come quello che Del Turco denuncia di aver subito dai poteri forti e che sarebbe alla base di questo processo, provocazione estrema. Ma e quanto Sanitopoli aiuterà a capire molte delle cose di cui stiamo parlando? Naturalmente in termini politici rispondo. Ovviamente. Conoscendo certo. Ottaviano Del Turco molto meglio di ciascuno di noi. Certo che se Chiodi dovesse fermarsi ed imbandanarsi su una mediazione lunga, il rischio lo correrebbe. O tira fuori un'idea per il superamento della situazione o si arrende, sicuramente non può continuare nel denunciare senza agire. Ma lei condivide la visione di Ottaviano Del Turco rispetto al fatto che molto di quanto ha generato questa inchiesta, l'inchiesta, è frutto di un suo contrasto con poteri forti esistenti all'interno? Cioè una storia che si ripete. Che la vita non è la politica. Se tenti di fare una cosa e non ti riesci, vieni sconfitto. Dopo da chi non si sa.
Beh, lì c'è Angelini sul banco degli accusati, degli accusatori. Sul banco degli accusati ce ne stanno tanti, sì. Quindi non è il compito nostro dare sentenze. Però il dato politico è questo, che rispetto ad un tentativo non esserci riuscito ha portato alla sconfitta. Il galleggiamento in politica dura poco, i falsi comunicanti si realizzano sempre, l'equilibrio lo si trova a qualsiasi livello, alto, medio, basso, poi bisogna vedere quale. E quindi è mancato di equilibrio, diciamo. E si è rotto un equilibrio, e se ne crea un altro. Sì, sì, io posso fare una considerazione lapidaria, diciamo. Io credo che la classe politica abruzzese, e qui dentro ci metto tutti, quella che si è espressa negli ultimi 20 anni, già, non è in grado di risolvere il problema. Perfetto, e questo è. Quindi bisogna trovare una strada. È una costante difficoltà. Tu dici sì e non diciamo, quello è stato più bravo, quello un po' questo meno. Questo è il suicidio politico. È l'imbandanamento. E comunque devono intervenire forze diverse. Compresa la magistratura. Compresa la magistratura. Perché oggi... Grazie a tutti voi, grazie. Perché ci avete dato grazie una, a lei, un'opinione spassionata. Non è grazie, ascoltate, siamo fuori, siamo siamo in onda, siamo ancora in onda, no. E rigorosamente allora in possiamo parlare, siamo ancora se volete io lascio i microfoni accesi, voi se continuate a essere in diretta voi vi assumete la responsabilità di quello che non c'è nulla da dire, tanto per precisare il fatto che davvero vi ringrazio per la franchezza con la quale avete risposto anche a domande insomma che vi hanno investito su fatti vissuti in prima persona, anche non in maniera felice, professor D'Annunzio, insomma, esperienze che magari qualcuno si sarebbe volentieri risparmiato, però insomma aiutano a capire, spero che aiutino anche un po' a leggere la situazione di quanto sta avvenendo e quanto potrebbe ancora avvenire in questa regione. Speriamo che anche questa trasmissione sia piaciuta al presidente Chiodi, perché so che è anche un nostro affezionato telespettatore, credo che l'ascolterà con interesse e credo che probabilmente anche qualche suggerimento utile dalle considerazioni di questo modesto tavolo possa trarla. Grazie anche e soprattutto ai nostri telespettatori, arrivederci. Grazie professore, l'unica cosa devi pagare un caffè. Però il caffè.